Ciao! Diverse settimane fa ho pubblicato un video in cui vi parlo dei tre semplici passi da seguire per imparare l'italiano, che è anche la procedura che ho sempre usato anche io per acquisire le lingue che parlo. Se volete vedere questo video vi lascio un link qui e vi ricordo anche che sul mio sito italianglot.com potete scaricare gratuitamente una guida in PDF in cui vi descrivo questa procedura. Ecco, il passo numero 2 o la seconda fase della procedura si basa sul cosiddetto metodo naturale teorizzato dal linguista americano Stephen Krashen, di cui voglio parlarvi in modo più approfondito in una serie di video, anche perché molti di voi si sono mostrati interessati a questo metodo e quindi mi hanno chiesto esplicitamente di parlarne nei commenti qui e su Instagram. Vi ho detto che questa sarà una serie di video perché, siccome l'argomento è molto vasto e voglio parlarvene in maniera dettagliata, per evitare che questo video diventi lungo 4-5 ore, lo dividerò in più parti. Il metodo naturale di Stephen Krashen si basa su 5 principi o 5 ipotesi, molte delle quali sono state anche provate da studi scientifici, di cui vi lascerò i link nel corso di questa serie di video nel caso vogliate approfondire l'argomento. Dunque, io vi presenterò le 5 ipotesi di Stephen Krashen in questo ordine. Ipotesi di distinzione tra acquisizione e apprendimento, ipotesi dell'input comprensibile, ipotesi del filtro affettivo, ipotesi del monitor e ipotesi dell'ordine naturale. Oggi vediamo la prima ipotesi, quella cioè relativa alla distinzione tra acquisizione e apprendimento. Secondo Krashen esiste una grande differenza tra acquisire una lingua e apprendere una lingua. L'acquisizione è il processo con cui, ad esempio, i bambini imparano a parlare la propria lingua madre, mentre l'apprendimento è lo studio attivo che fanno gli adulti per imparare a parlare una lingua straniera. Secondo Krashen, questo metodo, l'apprendimento, che consiste nel sedersi ad una scrivania e cercare di memorizzare regole di grammatica e vocaboli, non è efficace perché è un processo conscio, consapevole, mentre abbiamo visto che i bambini acquisiscono inconsapevolmente e naturalmente la loro lingua madre e, senza studiare, ottengono dei risultati incredibili. Quindi, se funziona per i bambini, può funzionare anche per gli adulti e, secondo Krashen, dobbiamo quindi seguire la strada dell'acquisizione e non dell'apprendimento. L'acquisizione è un processo del nostro subconscio. Ecco, in questo momento voi state ascoltando me che parlo italiano. Non state studiando, non state apprendendo, come dice Krashen. State semplicemente ascoltando. Ecco, quando lo fate, ad esempio, guardando un video adeguato al vostro livello o leggermente superiore, magari mentre siete rilassati su un divano a sorseggiare un bicchiere di vino, voi non fate alcuno sforzo, ma il vostro subconscio acquisisce informazioni e, sapete, continuerà a farlo anche dopo che avrete finito di guardare quel video. Continuerà a lavorare per voi. Mi sono accorto che effettivamente il nostro subconscio continua ad essere attivo anche mentre noi non lo siamo, perché mi è capitato tantissime volte di dedicarmi, ad esempio, intensamente per un certo periodo ad una determinata lingua. E allora in quel periodo guardavo tanti video, ascoltavo dei podcast, leggevo dei testi in quella lingua e poi abbandonavo per settimane, mesi e a volte anche anni. E poi succedeva qualcosa di strano. Quando finiva questa lunga pausa, mi accorgevo di essere migliorato magicamente. Capivo molto meglio, ricordavo dei vocaboli che neanche sapevo di aver memorizzato e riuscivo anche a costruire delle frasi in maniera naturale. Cosa era successo?
Era successo che il mio subconscio aveva continuato a lavorare per me. Vi faccio un esempio concreto proprio di qualche giorno fa. Quelli che di voi hanno già ascoltato il primo episodio del mio podcast, La mia passione per le lingue, sanno che molti anni fa avevo cercato di imparare il russo. I miei genitori mi avevano comprato una serie di fascicoli, eccone alcuni, e in quel periodo mi dedicavo intensamente al russo. Poi non ho mai terminato questo corso per diversi motivi. Qualche settimana fa ho deciso di ricominciare. In questo momento mi trovo nella fase 1 della mia famosa procedura, cioè sto cercando di familiarizzare di nuovo con la lingua e lo faccio leggendo e cercando di capire, non di studiare o memorizzare, ma solo di capire la grammatica. Quindi leggo rapidamente, magari prendo qualche appunto, ma finisce lì. Ecco, nel leggere uno di questi fascicoli mi sono accorto che ricordavo ancora perfettamente come si diceva in russo «allacciate le cinture di sicurezza». Non una frase basilare come ti chiami o quanti anni hai, no, una frase un po' più complessa. E mi sono stupito di questa cosa, quindi per curiosità sono andato a controllare nella copertina, all'interno della copertina, la data di stampa di questi fascicoli. E qui c'è scritto che sono stati stampati nel 1992. Ecco, precisamente 30 anni dopo, quella informazione era ancora lì nel mio cervello, nel mio subconscio. Per concludere, voglio darvi due consigli. Primo, non studiate l'italiano. Non cercate di memorizzare regole di grammatica e vocaboli perché non serve a nulla. E nel prossimo video vi spiegherò più in dettaglio perché non serve a nulla e quali studi scientifici lo hanno dimostrato. Secondo, cercate di familiarizzare con la lingua. Prima di applicare il metodo naturale, cercate di seguire un corso con delle lezioni strutturate e con argomenti di complessità crescente che vi permettono di capire, non studiare, la grammatica, i suoni della lingua, l'intonazione e tanto altro ancora. E seguite questo corso al vostro ritmo, al ritmo e alla velocità che meglio funzionano per voi. Quindi potete concludere questo corso in poche settimane o in pochi mesi, come preferite. Credo che questa fase di familiarizzazione è molto importante, soprattutto per quegli studenti che studiano da soli, a casa, magari su internet. Se riuscite a trovare una scuola di lingue o un partner di conversazione con cui potete utilizzare sin dal primo giorno il metodo naturale, molto bene. Altrimenti credo che sia utile passare prima attraverso questa fase di familiarizzazione. Quando vi sentite a vostro agio con la lingua, potete cominciare ad utilizzare l'approccio naturale attraverso tutta una serie di strumenti di cui vi parlerò più in dettaglio nel prossimo video, quando vedremo l'ipotesi dell'input comprensibile. Se avete trovato utile questo video, mettete un like e condividetelo con tutti i vostri amici che vogliono acquisire l'italiano o una qualunque altra lingua. E ricordatevi che se volete ricevere tantissime risorse che creo per voi e che si basano sul metodo naturale, potete farlo diventando membri su Patreon. In questo modo sosterrete anche il mio lavoro e mi aiuterete a continuare questo progetto. Troverete tutte le informazioni su italianglot.com/membership. Ciao!